scritto molte poesie, però qualcosa per essere poeta. Capito meglio così. Significa che ti ancora. Il primo testo poetico che hai fatto? In realtà erano piccoli pensieri su fogli volanti. Te lo dico più o meno. Era, diciamo, il periodo che andavo alle scuole medie. Si giocava con le parole, tanti drammi, le metafore, queste cose che si studiano a scuola. Io le scrivevo, però diciamo in quel periodo nessuno credeva in me e le buttavo. Allora, diciamo, è una cosa triste, no? È come quando tu vedi che quando un bambino, un figlio magari ti viene a chiedere una cosa a padre e tu padre sei sotto, così mi sono sentito io. Però dal dolore di questa situazione ho deciso che dovevo scrivere proprio per protestare contro la vita, perché la poesia è anche una protesta contro il male della vita. E quindi ho deciso di scrivere. Infatti quando abbiamo fatto, diciamo, questo progetto per i ragazzi nelle scuole, io sono stato il primo, insieme a Agostino, ho detto voglio andare ai giovani a parlare di poesia, a fine quello che è accaduto a me non doveva capitare più, cioè, ovvero tagliare le radici al poeta. Questo è. Tu sei fortunato perché hai trovato la forza dentro di te. Sì. Di solito ci sono tante situazioni diverse, ci sta chi ci dà una mano, capita che ci si confronta con un amico e l'amico ci incoraggia, oppure con una docente. Tu invece sei stato forte, vedi? Hai trovato dentro di te le ragioni per continuare e trasformare quello che era la tua vocazione. No? Sì, diciamo che c'è anche una predisposizione, cioè si nasce poeta, non è che una volta si diventa poeta. Un po' ci stava vocazione, un po' c'è stato l'impegno, un po' la circostanza, perché Napoli comunque è stata fondamentale. Cioè, chi vive a Napoli per forza, se c'è un poco di vena poeta diventerà poeta, perché come fai con Napoli a non scrivere poesie? Cioè, Napoli è una città che ti dà e ti toglie, ti educa e ti maltratta, quindi il territorio, come vicino pure nel suo piccolo, è stata, diciamo, forse la vena più grande poeta, il Deus Machine, no? Cioè, che è scaturito il meccanismo. Creatività, poi tu hai trovato il filone della scrittura, ci sta di roba con la musica, di dipinge, di scassatura, ognuno è creativo al modo suo. Allora, cosa leggi? La prima poesia che leggerà la mia amica si chiama L'Anonimo. Questa poesia, come la maggior parte delle mie poesie che ho selezionato questa sera, sono temi sociali. Che diciamo vogliono far riflettere. Poi io quando la leggerete vedrete, io scrivo in italiano molto semplice, perché per me con la semplicità si arriva al cuore, no con le cose complesse. E questa poesia, diciamo, che quindi ho detto di scrivere un po' l'anonimato della nostra esistenza nei vari contesti sociali, e si cerca di portare all'attenzione alcune figure della nostra società che, diciamo, non vengono considerate. Poi, diciamo, io ho dato il corpo e lei ora ti darà un animo quando la leggerà. L'anonimo è il poeta che non conosci, ma che credi di conoscere davvero tramite le sue tante poesie. Anonimo è il destino della nostra vita, che è fatta da Dio e vissuta da noi, ma lui non si rivela mai a nessuno. L'anonimo è il barbone sotto casa mia che dice che esiste ma nessuno lo sa, perché il suo vivere è solo sopravvivere. Anonima è una qualsiasi prostituta che vende il suo corpo senza anima agli uomini che sono in cerca di se stessi. L'anonimo è il nascondersi della politica che spara le leggi fuori in Parlamento, ma quando poi combinano guai, scappano via. Anonima è tutta questa mia vita, che vivo tanto per doverla vivere, ma poi sono felice, ma non capisco nulla. L'anonimo è lo Stato italiano che ci ha lasciato per sempre la mano, dove non sa più come crescere. Anonima è l'intera nostra esistenza, che la si vive senza alcun senso, ma si cerca comunque di darne uno.